Io non ho mai detto no alla cittadinanza onoraria alla senatrice Segre qua a Piombino. Ho solo criticato, mi sono permesso di fare questo perché credo di doverlo fare, la strumentalizzazione che si vuol fare della sua vita e del suo percorso, questo solo per fini politici. Io ho semplicemente detto che dare la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre è qualcosa che probabilmente non serve a far crescere le coscienze dei cittadini e probabilmente perché non è nemmeno meritevole. Non è meritevole. Perché non è, mi scusi, non è meritevole del passato, del trascorso, della tragedia dell'Olocausto che la senatrice Segre ha vissuto. In che senso? Non capisco io. In che senso? Sì. Ce lo spiega meglio? No, nel senso che io credo che dare la cittadinanza onoraria sia un'onorificenza che poi valga il giusto anche come ritorno sul territorio. Credo che sia invece importante pensare a un progetto maggiore. Noi abbiamo invitato la senatrice Segre a Piombino, convinti che la sua presenza possa far aprire le coscienze, possa prendere. Ma perché allora invece la cittadinanza onoraria no? Non apre le coscienze? Forse la apre altrettanto. Assolutamente, ma io non ho detto no alla cittadinanza onoraria, decideranno il 25 di novembre. Ma lei però avrà una posizione, però lei non dice io non ho detto no. Lei mi viene in mente una vecchia battuta di un film comico, dice io non ho detto di no, ho detto non sarebbe meglio di no, che alla fine poi è la stessa cosa. No. Qual è la sua posizione? No. Sì o no? Guardi. Lei che cosa voterà, se voterà? Allora, io voterò sì. Secondo me dare la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre è importante, ma è molto più importante intraprendere un percorso di crescita culturale, perché nel 2019 in tutta Italia e anche a Piombino è importante ritornare sui temi della lotta contro l'antisemitismo, contro l'odio razziale, contro l'odio nei confronti del diverso, e credo che in questo senso non e magari potete fare tutte e due magari potete fare tutte e due le cose lo sa perché glielo dico, non perché non c'è ragioni ideologiche in questo caso, no? Però è un momento molto particolare della nostra vita politica e sociale. A Liliana Segre, e questo io l'ho scritto, lo ribadisco, mi fa vergognare come italiano, dobbiamo dare una scorta, perché ci sono alcuni imbecilli che la minacciano, la insultano, anche quando va ospite in qualche teatro, eccetera, l'aspettano di fuori, espongono striscioni che ricordano, diciamo così, il ventennio. Allora, in un momento come questo, dire no, anche con le motivazioni, tra virgolette, nobili che lei ci ha appena esposto, no? Perché lei dice, io voglio fare di più che la cittadinanza onoraria, rischia di diventare, o comunque di alimentare la sensazione che ci sia un pezzo di destra italiana che ha dei problemi con il suo passato, con il fascismo, con il nazismo, con gli ebrei. E allora uno dice, vabbè, ma che problema c'è? Gli do la cittadinanza e in più faccio anche quel di più che ora lei giustamente vorrebbe fare per testimoniare il no all'antisemitismo, al razzismo, eccetera. Sbaglio? No, Giannini, non sbaglio assolutamente. Io infatti, torno a ripetere, non ho mai detto no alla cittadinanza onoraria. È una competenza del Consiglio Comunale decidere se darla o non darla. Io mi auguro che venga data, ma non credo che sia una cosa sufficiente.